Ma l'Italia oggi è uno dei paesi più all'avanguardia nel mondo come sviluppo delle rinnovabili, siamo arrivati al 40% di produzione rispetto ai fabbisogni elettrici. Il problema è che siamo fermi, cioè sono 2 anni che l'Italia è ferma rispetto agli investimenti, le installazioni sono letteralmente crollate e questo ovviamente è un segnale molto negativo, segnale negativo anche per le imprese e per i cittadini, perché appunto in tanti hanno pensato che oramai questa fosse la prospettiva per il futuro e se lo è oramai nel mondo, perché tutti i paesi stanno andando in questa direzione, in Italia i segnali vanno in una direzione invece diversa, perché il governo ha deciso di portare avanti un'altra politica energetica, che è incentrata appunto sulle trivellazioni e sulla difesa delle centrali, dai fonti fossili, a carbone e a gas, per farle sopravvivere, e fermando in qualche modo le fonti rinnovabili attraverso provvedimenti diretti o lo stop, per esempio ai sistemi di incentivo. Noi pensiamo che questa ricetta sia sbagliata e anche oggi il confronto che c'è stato nel forum ha girato intorno a questi dati, a queste prospettive, anche da parte delle imprese che chiedono in qualche modo certezze. Anche perché oggi le rinnovabili costano molto meno che in passato. C'è una grande possibilità nei prossimi anni di sviluppo in questa direzione e quello che uscirà dal vertice di Parigi sicuramente aiuterà perché oramai tutti i paesi del mondo stanno approvando obiettivi vincolanti sia sulle emissioni CO2 che sulle rinnovabili. Cosa servirebbe quindi all'Italia per una politica energetica concreta? Ma intanto avere un'idea del futuro, nel senso che l'Italia oggi fa parte dell'Unione Europea, l'Unione Europea ha deciso di spingere sull'efficienza energetica, le rinnovabili, riduzione emissioni CO2 e l'Italia dovrebbe essere coerente con questa prospettiva. A quel punto, se finalmente si accetta questa prospettiva, serve una cabina di regia. Su questo il Ministro Galletti ha ragione. In questo momento tu hai in ordine sparso provvedimenti del Ministero dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, delle infrastrutture, su tanti punti in cui invece hai bisogno di una coerenza. Pensiamo all'edilizia, tu hai bisogno di spingere un'edilizia sostenibile, di fermare il consumo di suolo ed è questo l'interesse appunto dei diversi ministeri. Se nessuno si mette d'accordo, tu hai una situazione come quella italiana in cui in teoria hai degli obiettivi molto ambiziosi per l'efficienza energetica in edilizia, ma nessuno che controlla le certificazioni, dalla Sicilia alla Lombardia. Stessa cosa vale per le rinnovabili, tu hai la possibilità oggi di spingere rinnovabili in agricoltura, nelle città, con l'autoproduzione, se insieme non si mettono i ministeri e danno una prospettiva, tutto questo o i cittadini se lo fanno da soli, e si arriverà anche a questo, perché oramai la convenienza c'è, oppure tu hai un paese che spinge questa direzione e aiuta tutti. Noi pensiamo che questa seconda strada, cioè quella di aiutare i cittadini e le imprese ad andare in questa direzione, sia quella più lungimirante e siamo convinti che l'Italia ne abbia tutto l'interesse. Serve anche maggiore comunicazione sull'efficienza energetica in Italia? Comunque, ecco, la comunicazione ai cittadini manca forse. Senz'altro sì, non c'è proprio alcuna comunicazione, anzi, i pochi segnali che arrivano sembrano andare in un'altra direzione, anche il cambiamento delle tariffe per le famiglie che nei prossimi mesi sarà approvato. Noi pensiamo sia profondamente sbagliato perché fino ad oggi tu hai delle tariffe che sono progressive, cioè più consumi e più paghi, il che porta ad avere un'attenzione da parte delle famiglie. E in passato tu avevi anche delle tariffe biorarie in cui alle famiglie davi delle indicazioni su quando possono risparmiare e quindi in qualche modo un indirizzo a regolare i propri stili di vita ma anche avere attenzioni. Oggi tu non hai né comunicazione, le tariffe biurarie non ci sono più perché non funzionano, in più avrai una tariffa flat, cioè pari per tutti, che vuol dire che più consumi e non ti cambia nulla. Tutto questo è sbagliato perché appunto non aiuta ad avere attenzione verso l'efficienza energetica, che invece è il primo grande investimento che tu dovresti fare, soprattutto in un paese che importa l'energia da fonti fossili, e che avrebbe un grande vantaggio a far risparmiare le proprie famiglie. Tra una casa progettata e costruita bene, una casa progettata e costruita male, ci arrivano 1.000 euro, 1.500 euro all'anno a famiglia, insomma sono tanti soldi e andare in questa direzione appunto è nell'interesse delle famiglie.